Buongiorno a tutti, oggi è 14 di novembre, è una domenica, sono alla foresta di Mercadante e sono venuto a cercare un po' di ghiande di roverella e quercia spinosa ancora, qualche pinuolo se riesco a trovare qualche bella pigna dove sono ancora utilizzabili i pinuoli. Ma soprattutto appunto le ghiande della roverella, perché fino ad oggi se ne sono trovate veramente poco. Sono venuto sotto queste due grandissime querce che vedete qui, e effettivamente le ghiande ci sono. Qui vediamo sia la ghianda, che è una ghianda piccolina, chiara, rispetto a quella del fragno, che era molto molto più grossa, cicciona. Vi faccio vedere, ce l'ho ancora qui. Questo è praticamente il guscio messo vicino della ghianda del fragno, mentre lo potete vedere per esempio a confronto con la ghianda della roverella, piccola piccola, addirittura anche molto più chiara come ghianda. E qui, vabbè, qui vedete anche delle foglie proprio della roverella, sono delle foglie con i margini arrotondati. E la roverella, anche quando la prendete, la foglia, specialmente quelle giovani, hanno sotto una specie di peluria che ve la fa riconoscere. Non a caso il nome scientifico è pubescens. Queste sono le nostre grandissime querce, dove cercheremo le nostre ghiande. Siamo alla foresta di Mercadante, come ho detto, foresta che è principalmente una foresta fatta di pini, è una grande pineta con un sottobosco in molte zone di querce, però queste dove sono adesso sono delle querce secolari, molto molto grandi. Comunque, più avanti adesso qui ci sono altre querce secolari, quindi vado a dare uno sguardo anche lì, vediamo un attimo se la situazione è un po' migliore, perché qui le ghiande sono state per lo più già attaccate dai vermi e quindi sono inutilizzabili. Ecco, vi mostro anche questo bellissimo angolo dove ci sono queste altre due querce molto grandi. Qui attraverso gli alberi si vedono altre due roverelle secolari maestose, enormi, sotto le quali andremo a cercare altre ghiande. Dopo un giro sotto le querce più grandi qui della zona, sono ritornato qui sotto la prima, in realtà, perché non c'è nulla. Le querce più anziane non hanno fatto ghiande, mentre quelle più giovani lo stesso, sono completamente spoglie di ghiande e chissà se arriveranno quest'anno. Quindi l'unica, in realtà, dove qualcosa si vede sotto, qualche ghianda è caduta, è proprio questa gigante, è proprio questa qui, questa bellissima quercia roverella gigante, e quindi raccogliamo qui qualche ghianda, sperando che ne esca fuori qualcosa, perché la vedo veramente dura. Nulla, questa è la situazione delle roverelle qui in Puglia a metà novembre. Zero, non c'è nulla sui rami. I rami sono completamente spogli di ghiande, si vedono solamente qui le gemme, ma non credo sinceramente che queste si trasformeranno in ghiande nei prossimi mesi. Poi sinceramente non lo so, è una cosa che non ho ancora potuto osservare negli anni precedenti e quindi non ci ho fatto attenzione.
Però nulla, in questo momento la situazione con le roverelle è niente ghiande. Quercus coccifera, ovvero quercia spinosa. Possiamo vedere anche più in particolare le foglie. Sono piccoline e presentano anche queste specie di spine qui. E come potete vedere anche in questo momento sono piene di ghiande buone, mature, che possono essere raccolte. Cresce prevalentemente come se fosse un piccolo arbusto. Ne ho viste veramente poche di querce spinose sviluppate proprio come se fosse un albero in altezza. Di solito le ho sempre viste molto basse in sottobosco e insomma, come potete vedere, alcune delle ghiande, sposto, sono già state anche mangiate addirittura da sopra l'albero dalle larve, quindi bisogna fare attenzione anche a prendere quelle da sull'albero. Qui invece siamo sotto un grande leccio che effettivamente ha le ghiande, come potete vedere, però sono a oggi ancora tutte verdi, tutte verdi, non c'è proprio nulla di marrone, quindi nulla. Vediamo magari sul suolo se c'è qualcosa, ma non credo. Quindi concludo così la passeggiata di questa domenica 14 novembre. Abbiamo potuto raccogliere solo quasi esclusivamente quercia coccifera, quindi la spinosa. Ghiande di quercia coccifera, poi qualche altra bacca di biancospino, rosa canina, cose di questo genere, ma niente di più. Per le querce, specialmente per le roverelle, probabilmente c'è ancora da aspettare, quindi torneremo a fare un altro sopralluogo più avanti. Ciao!